siamo dati Gesù e Maria. Sempre. Celebriamo oggi con immensa gioia, fratelli e sorelle carissime, la festa dell'Eucaristia, la festa del Corpus Domini, che è una delle feste più belle di tutto l'anno liturgico, e questa sera, come sapete, dopo la Santa Messa, ci sarà l'unica processione che la Chiesa proprio raccomanda caldissimamente di fare, perché è la processione più importante di tutte, quella in cui si cammina e si prega devotamente dietro il Santissimo Sacramento dell'altare, in cui è contenuta tutta la ricchezza e la ragione di essere della Chiesa. Brevemente vorrei, già l'ho detto ieri sera, però per amore verso di voi, forse non siete stati a messa ieri, proprio brevissimamente sintetizzare come nasce questa festa e poi approfondire uno degli aspetti dell'Eucaristia. Il secondo, ieri sera abbiamo parlato della Santa Messa, oggi parleremo della Santa Comunione, perché nell'Eucaristia c'è lo stesso mistero, ma vari momenti di attuazione: il santo sacrificio della messa, la santa comunione e la presenza di Gesù che rimane vivo in mezzo a noi per essere adorato. Questo parlerò questa sera, appunto, prima della processione del Corpus Domini, in cui compiremo un gesto pubblico di adorazione. Questa festa nacque nel 1264 per decreto di Papa Urbano IV, a seguito di un miracolo eucaristico, uno dei tanti, un sacerdote proveniente dalla Boemia, di cui sappiamo soltanto il nome, si chiamava Don Pietro, si stava recando in pellegrinaggio in Vaticano presso la tomba dell'Apostolo Pietro per chiedere al Signore di uscire da un suo forte dubbio di fede. Quando lui celebrava la messa non riusciva a credere che quello che faceva era una cosa reale, vera, quindi che veramente Gesù scendesse sull'altare, rinnovasse il suo sacrificio e fosse realmente presente nel suo corpo e nel suo sangue, come la Chiesa insegna. Perché ingannato dalle apparenze, anch'io celebro la messa, e assicuro che anche se uno sta lì non è che succede qualcosa di particolare, ti sembra che resti tutto come prima. Il problema è che niente è come prima. Poco prima di arrivare a Roma si ferma nella Basilica di Santa Cristina a Bolsena, chiede di celebrare la Santa Messa e al momento della consacrazione, esattamente appena pronuncia le parole di consacrazione del pane, hoc est enim corpus meum, l'ostia diventa carne viva, emette un fiotto di sangue molto consistente che bagna i sanguini, le tovaglie e il manico dell'altare. Quindi capite, immediatamente viene chiesto il Papa riconosce, cioè niente da riconoscere, insomma, la sovrannaturalità di questo miracolo e capisce che questo è un miracolo che Dio ha permesso, o meglio ha voluto, perché tutta la Chiesa, almeno una volta l'anno, tornasse a guardare bene questo immenso mistero, per comprenderne la grandezza e stimarlo e imparare a farne uso buono. E qui veniamo alla meditazione di oggi. Gesù nel Vangelo ha parlato proprio dell'Eucaristia come nostro cibo. Cosa ha detto? Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Sono parole molto forti. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi capite che fa riferimento alla Santa Comunione. Capite? La Santa Comunione, figlioli miei cari, è il momento in assoluto più bello e più santo che si possa vivere nel pianeta Terra. Voi sapete che gli angeli non la fanno la Santa Comunione, i nostri angeli custodi stanno a messa e sono molto devoti, stanno inginocchiati e prostrati in adorazione, ma loro la comunione non la fanno, diciamo noi che siamo esseri umani, cioè è il massimo grado possibile che noi possiamo raggiungere in questa terra di unione con Dio, capite? Cioè quando Gesù entra dentro di noi, noi diventiamo con Lui un solo corpo, un solo sangue, un solo cuore, una sola anima e un solo spirito. È proprio il massimo. Voi sapete che i santi, che sono sempre di grande esempio per noi, si preparavano alla Santa Comunione, alcuni un'ora prima, altri 3 ore prima, altri addirittura dalla messa precedente cominciavano a far conto la rovescia per la comunione successiva, era tutta una preparazione, e fatta la comunione erano capaci di stare 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore in preghiera, ininterrotta. Sono esempi chiaramente eroici, però ci fanno comprendere quanto è grande questo sacramento. Ora, guardate, la Santa Comunione, forse più che tutti gli altri sacramenti, è un sacramento a cui dobbiamo accostarci
la Chiesa dice con le dovute disposizioni. Spero che abbiate ascoltato con attenzione la lunga ma molto bella sequenza che abbiamo letto prima del Vangelo. Ve ne riprendo un passaggio. Questa è stata scritta da San Tommaso d'Aquino, che è stato uno dei più grandi cantori dell'Eucaristia. Per chi non lo sapesse, tra l'altro, San Tommaso d'Aquino è uno dei compatroni della nostra diocesi. Se volete vedere come era fatto, basta che vi affacciate alla cappella di Maria Maddalena e vedete il quadro che sta da questa parte, sulla sinistra, con un vestito di bianco e di nero che era domenicano. Quello è un quadro di San Tommaso d'Aquino. Allora, cosa dice riguardo la comunione? Vi riprendo il passaggio. Attenti bene, Vanno i buoni a farsi la comunione e vanno gli empi. Chi sono gli empi? Gli empi sono quelli che buoni non sono, non perché sono chissà quali criminali, d'accordo? La Chiesa dice quando non si sta in grazia di Dio. Ma diversa ne è la sorte, vita o morte propria. Morte. Vita ai buoni, morte agli empi, nella stessa comunione ben diverso il desiderio. Per capire questa cosa, noi dobbiamo pensare che la comunione è per l'anima come il cibo è per il corpo. Se tu non ti fai la comunione, la tua anima è morta. Così come se tu non mangi, presto o tardi muori. Ok? Vi chiedo però una cosa. Può mangiare, secondo voi, una persona che si è appena fatta un'operazione? Che gli dicono i medici? Che deve fare? Deve stare a digiuno per 1 o 2 giorni, giusto? Perché deve stare a digiuno per 1 o 2 giorni? Perché il cibo è diventato cattivo? No, ma perché se mangia a quel momento, anziché fargli bene, se ne parte sempre dritta che la toglie, giusto? Ecco, io purtroppo sapete che ho avuto, forse non lo sapete perché tutti conoscete la mia storia, sono diventato prete per la morte da santo, per tumore, del mio più caro amico. Quando stava sotto chemioterapia, era digiuno assoluto, perché se avessi mangiato durante un ciclo di chemioterapia, andava a creatore, prima del tempo. Allora, quando uno sta male, se mangia, quel mangiare, anziché diventare un bene, ti porta al cimitero. Così la comunione, se tu la ricevi stando in grazia di Dio, ti fa un grande bene all'anima, purché, te lo vedremo subito, sei ben preparato e ringrazi adeguatamente. Ma se Dio non voglia, tu non stai in grazia di Dio. San Paolo scrive, chi si accosta indegnamente al corpo e al sangue del Signore, mangia e beve la sua condanna. Oggi, purtroppo, figlioli miei cari, c'è un pochino di leggerezza in giro su questo argomento. I papi sono preoccupati. Il predecessore di Francesco, che sta seguendo però su questo punto la stessa identica linea di Benedetto, io ricordo benissimo quando scrisse un'enciclica, che era la Sacramentum Caritatis, dove parlava dell'Eucaristia. Sapete cosa ha detto a noi preti, mettendoci anche un pochettino in crisi, un po' in difficoltà? Ci ha raccomandato, per esempio, dice, guardate, confratelli carissimi, quando c'è una celebrazione dove viene ammessa gente che magari non viene mai, vi ho fatto un esempio, un matrimonio, un funerale, trovate il modo di ricordare con molta delicatezza e con molta carità, ma anche fatico però, che per fare la comunione bisogna essersi confessati. Non è possibile che io non vado in chiesa, non lo so, da 1 o 2 anni, mi viene l'ispirazione che si sposa mio fratello, ma fa la comunione con mio fratello. Cioè, il pensiero non è cattivo, capite? È un bel pensiero. Però, se ti accosti la comunione senza essere confessato, che sono 2 anni che non vai in chiesa, tu ti vai a avvelenare, capite? Vai a fare un danno alla tua anima, grosso, e non fai nessun bene a tuo fratello. La stessa cosa vale quando andiamo a funerale, la stessa identica cosa. Perché la Chiesa insegna che per accostarsi alla comunione, la prima cosa è essere in grazia di Dio. Bisogna confessarsi, non solo confessarsi, confessarsi bene, ricorrere bene al sacramento della confessione. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che quando ci facciamo la comunione dobbiamo un minimo essere preparati e, come dire, anche esternamente cercare di, come dire, di renderci presenti chi è quello che stiamo andando a ricevere. Voi provate a fare mente locale, rispondete mentalmente a questa mia domanda senza dire nulla. Ma voi ci credete che quando andate a ricevere la comunione c'è Dio in persona? Non una caramella, non un simbolo, capite? Non con una cosa astratta. Dio in persona è il capito di te. Dio è una cosa grossa. Allora la Chiesa dice, oltre che essere in grazia di Dio, pensare e considerare attentamente chi si va a ricevere. Quindi c'è una preparazione, come dire, prossima. Come si fa a fare una preparazione prossima?
numero uno, arriva a messa, se non devo fare la comunione, cerco di arrivare a messa 5 minuti prima, piuttosto che 5 minuti dopo, perché entro in chiesa e faccio mente locale, stacco con il mondo, comincio a entrare nell'ottica che sto per ricevere Dio nel mio cuore, ascolto e seguo la messa con attenzione, capite? Ci sono modi e modi per seguire la messa, cioè la chiesa fa tutto, tutto per fare la messa in italiano, per far partecipare le persone con le acclamazioni, con le preghiere, però a volte, non sto parlando di qui, ma si assiste da qualche parte, delle persone che stanno a messa, che sembra che stanno a fare il gioco, facciamo quando erano bambini, quando erano bambini, che erano belle statuine, stanno lì così, tutto il tempo, così. Non partecipano per niente, non rispondono alle preghiere, stanno sempre così, non seguono i gesti liturgici, lo sapete, adesso sto facendo l'omelia, state seduti, tra poco facciamo una professione di fede, stiamo in piedi, poi la consacrazione staremo in ginocchio. Quindi è tutta la nostra persona che partecipa adeguatamente alla messa, la forma migliore per prepararsi alla comunione è partecipare bene alla Santa Messa. Poi sapete un'altra cosa, a Roma, nel Vaticano, dai tempi di Benedetto XVI, e così vale per Francesco, loro hanno questa cosa, io se potessi fare come loro lo farei, li invito un pochettino ma la prete, in Vaticano è proibito ricevere la comunione in piedi, perché il Papa dà la comunione soltanto in ginocchio, e non è proibito ricevere la comunione in mano, in Vaticano, è proibito. Altrove no, nel Vaticano sì. Io qui ce l'ho messo nel ginocchiatoio, ovviamente sono un povero prete, perché chi vuole fare questa cosa lo può fare, ma perché i padri hanno fatto questa cosa? Per un motivo molto semplice, no? Voi pensate, cioè, per voi, ditemi la verità, è facile ricordare che nell'ostia consacrata c'è Gesù in persona? Per me no. Cioè, io ogni volta che adesso sono un po' di là, che sto per consacrare, dico, Leonardo, mi raccomando, state a corto, fa un attimo mente locale, tra poco ti scendere le mani di Gesù Cristo. Cerco di raccogliermi, cerco di starci con la testa il più possibile, no? Giusto? Ma se tu vai e ti prendi l'ostia così, come se fosse una caramella, per carità, si può fare, oggi la Chiesa lo consente, ma secondo me è un gesto che aiuta a capire che stai ricevendo Dio oppure no? Se venisse Gesù Cristo qui dentro, no? Ma proprio Gesù Cristo in persona, immaginate, bello, alto, 1,90, con tutta quanta la luce intorno, con una schiera di angeli, e se va una passeggiata della navata. Ma voi rimanete seduti? Oppure rimanete in piedi? Oppure è sprofondo? Io ma sprofondo, lo dico prima. Non è che tu mi butto proprio per terra con la faccia a terra. Perché se venisse il nostro Signore, oppure se venisse la Madonna, ti viene spontaneo fare così, non è che Dio, capito? È il nostro amore, è il nostro amico, perché Gesù vuole un bene dell'anima. Non è che ci vuole, che ci tratta come sempre, come schiavi. È l'amore profondo del nostro cuore, ma è un amore divino, capite? Quindi è un amore immenso, unito anche con una somma d'azione, no? Quindi, più te prepari e più moltiplichi questi gesti nei confronti di Gesù, e più la comunione, dice la Chiesa, è fruttuosa, capito? Perché gli effetti che produce dipendono dalle nostre anche disposizioni prossime. Voi sapete che c'è un sacco di gente che mi viene a dire, ma ora non hai ammesso in cevato, lo sai perché? Non lo dico con Gesù, Loro lo pensano così, perché quello va a messa, se fa la comunione tutte le settimane, addirittura tutti i giorni, e poi fuori il diavolo, dicono così qualcuno. Poi bisognerebbe fare le indagini per vedere se è vero o non è vero, perché a volte sapete le chiacchiere. Però secondo voi potrebbe essere possibile che è vero? Vi ricordate voi, vi ricordate a scuola quando studiavamo Leopardi? Vi ricordate che Leopardi era un po' scettico, un po' mangiapreti, un po' anticlericale? Ma lo sapete perché lui era così? Perché la mamma andava a messa tutti i giorni, però era un po' cinuccia. Lui stava sempre a lamentarsi che la mamma gli aveva mai fatto una carezza. Allora, ma se tu hai messo tutti i giorni che ricevi l'amore fatto persona, ma che c'è di dare la carezza a tuo figlio? Che lo fai crescere toccando il cancrenito che dice guarda mia madre che mi piace l'orfe tutti i giorni e mi dà una carezza, non ti fa un buon effetto, capite? E come mai se tu ti fai la comunione arrivati con cuore di pietra così? Com'è possibile? Non funziona la comunione o non funzioniamo noi? È chiaro che non funziona noi, no? Perché se tu ti accosti la comunione con leggerezza, tanto per fare una cosa, fatta la comunione, quindi scambi fuori dalla chiesa, non qui, ma c'è stata gente che sta appena, il nome del Signore vi benedica, il nome del Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, amen. Canto finale è un optional, figuriamoci poi se siamo pure qualche preghiera lo faccio io e siamo già fuori e magari si è fatta la comunione. Voi sapete che quando facciamo la comunione, questo è scientifico, per un quarto d'ora le specie consacrate restano dentro di te, capite? Se tu esci appena fatta la comunione, ti porti a spasso Gesù Cristo. Capite? Non mi ricordo quale aneddoto di un santo
che cosa aveva combinato uno che era uscito dalla chiesa e non contravestato, si è messo in ginocchio davanti e lui dice: ma che stai a fare? Siccome che stai a fare? Ma tu che stai a fare? Non ti vergogni per niente? Esci dalla chiesa e ti porti in giro Gesù Cristo. Nei buona state 10 minuti a dire grazie per aver fatto la comunione. È quello che un tempo si chiama il ringraziamento, no? Ecco. Io non posso fare la comunione come se mi sono mangiato la caramella, se no che il nostro Signore gli dico ciao, faccio il Padre nostro e poi me ne vado come se niente fosse. Ma che ti fa la comunione? Capito? Cioè i sacramenti, per questo dobbiamo aver imparato, sono grandi, però molto dipende anche da come noi li riceviamo. Perché i frutti che producono, ripeto, dipendono dalle nostre disposizioni interiori. Non basta fare grazie a Dio, questo è indispensabile, ma bisogna anche vedere concretamente io come faccio, come mi preparo, come la vivo e come ringrazio. Io ho detto a voi fedeli, io sono sempre a disposizione 24 ore su 24, però dopo la messa, se supplico, lasciare devo stare un pochino di tempo davanti al Santissimo Sacramento, perché non ci posso stare, cioè è una sofferenza. Perché stare a contatto con Dio in persona è quel momento in cui si parla, si prega, si sta con Lui, si riceve tutte quante le grazie infinite che Gesù porta con sé ogni volta che lo riceviamo nella Santa Comunione. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti. Nessuno faceva la comunione bene come lo faceva la Madonna. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti, che ci dia il suo amore, la sua disposizione, la sua tenerezza, la sua delicatezza per accogliere Gesù nel migliore dei modi. Sono grandi che ci fa la Santa Comunione possa produrre in noi frutti grandi di grazia e di vera santità. Siamo lodati Gesù e Maria.